Ben ritrovati amici di Teleischia con la prima edizione del telegiornale di oggi. Ennesimo dramma sull'isola di Ischia, fuori un uomo anziano, Salvatore Tessitore, si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola questa mattina. Inutili purtroppo i soccorsi. Alla base del gesto, secondo alcuni cittadini ben informati, ci sarebbero stati dei problemi di tipo economico. L'uomo, prima del gesto estremo, avrebbe sparato anche al suo gatto. Una signora ischitana è finita a Rizzoli per le ferite provocate da un botto sparato alla mezzanotte per salutare il Capodanno. Trasportata all'Accamino, i medici hanno suturato la ferita, ma la donna con l'esplosione ha parzialmente perso 3 dita di una mano, tra cui un pollice. La signora è stata poi trasferita all'ospedale Pellegrini di Napoli, specializzato nel trattare questo tipo di ferite. Nel nosocomio napoletano la donna è stata visitata e medicata, ma ci sarà bisogno anche di sessioni di camera iperbarica e antibiotici, oltre a un intervento chirurgico appena ce ne sarà la possibilità, visto il grande afflusso di utenti negli ultimi giorni. Da una prima ricostruzione pare che l'incidente si sia verificato in questo modo. Il marito le avrebbe passato un botto per farglielo lanciare, ma la donna non avrebbe fatto in tempo a gettarlo via e le sarebbe esploso in mano. Inizio anno listato a lutto per la comunità ischitana per la scomparsa della 63enne Caterina Boccanfuso, moglie dell'albergatore ed ex assessore di Ischia, Luciano Bazzoli. I funerali saranno celebrati oggi martedì 2 gennaio alle ore 15:30 nella chiesa di San Domenico ad Ischia. Ai familiari le condoglianze di Enrico e Pina Buono e tutta la redazione di Teleischia. Il nuovo anno 2024 è stato accolto come ormai tradizione nelle principali piazze dell'isola. La pioggia delle ultime ore del 31 dicembre non ha dissuaso ischitani e turisti che si sono assiepati nelle piazze di Forio, Ischia e Casamicciola. Vediamo il servizio. Tutto secondo copione. Anche il 2024 è stato salutato, come nelle migliori tradizioni, tra canti e balli nelle principali piazze isolane. Nonostante l'anno vecchio abbia provato a resistere con la pioggia delle ultime ore, dopo le mezzanotte le piazze di Forio, Ischia e Casamicciola si sono pian piano riempite per il rito scaramantico degli auguri in strada, mentre la musica imperversa. Confermati i numeri di presenze sul lungomare foriano, ottimo colpo d'occhio anche per Piazza Antica Regia ad Ischia. Casamicciola ha iniziato alla chetichella, alla presenza del sindaco e di gran parte dell'amministrazione comunale, con la musica live dei personal la piazza si è lentamente infiammata. Poi, prima di proseguire con la musica disco, lo spettacolo beneaugurante dei fuochi pirotecnici esplosi a far da cornice al palco del Capriccio. Spettacolo di fuochi ripetuto, ma a più vasta scala, la sera del 1 gennaio, quando alle 19:30 lo spettacolo ha preso inizio ed illuminato il cielo dal molo di sopraflutto del porto casamicciolese. Tantissimi singoli e famiglie che si sono assiepati sul lungomare di Corso Luigi Manzi per assistere ai fuochi. Unico intoppo, la chiusura dei negozi del corso e della piazza, compresi i tanti bar. Solo un bar a far da baluardo per una programmazione turistica tutta da reinventare. Ma questa sarà storia dei prossimi mesi. Anche quest'anno la rete nazionale sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato i festeggiamenti a cavallo della mezzanotte e l'evento è stato registrato dagli strumenti anche dall'Osservatorio Vesuviano di Napoli. Il segnale è della stazione sismica vicino a Napoli, segnale quasi piatto prima della mezzanotte e poi qualche secondo dopo sono chiaramente visibili i tradizionali fuochi d'artificio. Nel caso dei fuochi d'artificio le vibrazioni sono visibili lungo tutto lo spettro con alte frequenze dominanti tra i 20 e i 45 Hz. Record di partecipazione al consueto tuffo di Capodanno sulla spiaggia di San Pietro, circa 200 le cape fresche che hanno deciso di dare il benvenuto al 2024 da mare. Vediamo il servizio. Si è
rinnovato anche quest'anno sulla spiaggia di San Pietro ad Ischia il consueto tuffo del primo dell'anno, organizzato dal gruppo Capo Fresca, animato da Lello Maisto. Un rito collettivo che si ripete ogni anno e che quest'anno ha raggiunto un record di partecipanti, coinvolgendo oltre 192 persone. Un gesto simbolico, carico di buoni auspici, un modo unico e frizzante di iniziare l'anno nuovo. La freschezza dell'acqua, unita alla vivacità del gruppo, ha creato un momento di condivisione e gioia per augurare un anno pieno di energie positive e avventure entusiasmanti. Si rinnova questo tuffo del primo dell'anno. È vero, non dobbiamo smettere, sono 14 anni che abbiamo cominciato con 2, poi 10, 70, 90, l'anno scorso 140, al momento non so gli iscritti, ma saremo penso di più di 170-180. Com'è andata questa mattina? Era fredda l'acqua? Ma non ci interessa, l'importante è che è andata bene innanzitutto per i turisti che sono venuti in tanti e poi per noi che non spezziamo mai la catena. Signora, anche lei tra le cape fresche? Sì, anche se è una certa età, ma la capa deve essere fresca, come si dice, così abbiamo qualcosa da raccontare a chi viene dopo di noi e insomma ci divertiamo così. L'acqua com'era? Freschina, ma sono ritornata dopo quando ero un po' da sola, ho fatto un ripasso. Va bene così, era meglio la seconda volta. Ma come fate a prepararvi? Perché penso che ci sia una preparazione. Ma no, piano piano, ognuno fa la sua parte, chi si interessa delle vivande, chi si interessa dei cartelloni, insomma siamo un gruppo, dai. E avete brindato a questo nuovo anno. Con la speranza prima cosa che veramente finiscono queste guerre, questo è il primo augurio. E poi che sia salute per tutti quanti, la cosa più importante, la salute. Un'esperienza indimenticabile per i partecipanti e per chi ha assistito, che si è conclusa con il brindisi e gli auguri per un buon 2024. Fiocco azzurro per l'inizio del 2024 sull'isola di Ischia. All'ospedale Rizzoli di Laccameno è venuto alla luce, infatti, questa mattina il primo nato del nuovo anno. Si tratta di Niccolò Antonio, questo è il nome che hanno scelto i genitori per il piccolo cittadino isolano appena arrivato. Auguri alla famiglia. Con delibera di giunta numero 259 del 22 dicembre 2023, in parziale modifica del piano parcheggi, sono state revocate le precedenti delibere di istituzione delle strisce blu per motocicli e ciclomotori. Ne consegue che a partire dal 1 gennaio 2024 nel comune di Forio sarà possibile parcheggiare gratuitamente il proprio ciclomotore all'interno delle aree di sosta e strisce blu, che in virtù della detta delibera sono state trasformate in area di sosta libera. Sul fronte della ricostruzione e della messa in sicurezza delle aree colpite da alluvione e terremoto, il sindaco di Laccameno Giacomo Pascale descrive il 2023 come un anno molto importante, anche se sono ancora tanti gli obiettivi concreti da raggiungere. Sentiamo. È stato un anno molto intenso, come è stato raccontato, suffragato dai numeri. Gli auguri di fine anno sono anche l'appuntamento del cosiddetto bilancio. Qui c'è il bilancio Legnini, che per tanti anni, che per tanti mesi, per tanti giorni abbiamo provato a comunicare anche noi, ai tecnici di progettare di più, alla comunità colpita di crederci di più, che era arrivato l'uomo della speranza, che era arrivata la concretezza, e tutto questo oggi noi con gratitudine per quanto riguarda Laccameno possiamo dire di aver avuto ragione, perché i numeri testimoniano che si è concretizzato tutto quanto avevamo detto, e generalmente qualcuno diceva i fatti e soprattutto gli atti sono più eloquenti delle chiacchiere e dei discorsi. Un anno impegnativo che però deve essere un punto di partenza. Io non voglio ripetere quanto è stato fatto, abbiamo ancora bisogno di fare i cosiddetti viaggi della speranza, abbiamo bisogno di norme e di risorse, per quanto riguarda noi abbiamo bisogno di risorse per gli interventi già previsti nel piano, ma che devono estendersi anche agli altri comuni. Oggi abbiamo le risorse per Casamicciola e delle prime risorse di approccio per altri comuni, quindi gli altri 5 abbiamo bisogno di ulteriori interventi. Voglio ringraziare coloro i quali in questo anno sono stati nominati soggetto attuatore, penso a Levi per il comune di Laccameno per gli interventi insomma urgenza che sono stati realizzati. Voglio ringraziare, si ringrazia sempre il capo dell'orchestra, io vorrei ringraziare tutta la struttura commissariale, perché
da sindaco non posso non riconoscere ed essere grato alla collaborazione istituzionale e professionale che abbiamo avuto a partire dal vice Loffredo e tutti i tecnici della struttura del commissario Legnini. Concludo per davvero, no? Concludo con un auspicio e un augurio. L'auspicio è che questa macchina ormai rodata di collaborazione così sinergica tra le istituzioni e la struttura commissariale possa produrre i risultati che il commissario Legnini auspicava prima. L'augurio è che la comunità isolana sappia cogliere questa occasione di aver avuto questo coordinamento, tra virgolette, da parte dell'onorevole Legnini e sappia remare tutta nella stessa direzione. 25 artisti, in prevalenza africani e italiani, adunati per una grande esposizione collettiva al Maschio Angioino. L'Africa e Napoli, promossa dal Comune di Napoli col Ministero della Cultura e la società Black Tarantella, invita il visitatore ad assumere uno sguardo critico sulle civiltà africane precoloniali e sulle conseguenze delle occupazioni coloniali. Vediamo il servizio. L'Africa di oggi, che è fatta di immigrazione, che è fatta di un'identità e un'entità che è vera, che è viva, arrivano in Italia non perché vengono in ferie, vengono per un'esigenza che è data da quello che è stato il colonialismo, da quello che è stata la schiavitù e da quello che sono stati 600 anni di deportazioni. 25 artisti, in prevalenza africani e italiani, radunati per una grande esposizione collettiva al Maschio Angioino. L'Africa e Napoli, ideata e prodotta da Andrea Ragosa e curata da Alessandro Romanini, mette assieme 186 opere provenienti da musei, gallerie e collezioni private. La mostra è arricchita da una colonna sonora composta per l'occasione da Enzo Avitabile. I 25 artisti in mostra rappresentano la contemporaneità dell'Africa di oggi. Questi artisti sono uniti ad oggetti di arte primitiva dell'inizio del secolo, che sono quelli che hanno ispirato i grandi artisti del Novecento e i movimenti culturali del Novecento. Gonzalo raccoglie i proiettili di tutte le guerre africane e praticamente ne fa dei manufatti, in questo caso un trono, ma lì, come vedete, ci sono delle maschere. Quindi lui porta all'attenzione del mondo la guerra attraverso la ripetizione di oggetti che sono oggetti di uso comune, come le maschere, i troni e altri manufatti. L'Africa e Napoli invita il visitatore ad assumere uno sguardo critico sulle civiltà africane precoloniali e sulle conseguenze delle occupazioni coloniali. Nel 1939 il regime fascista allestì nella mostra d'oltremare una specie di museo vivente ispirato ai territori colonizzati. Migliaia di persone furono deportate dall'Africa a Napoli per fare da comparse in questa messa in scena. Questa immagine è l'immagine di un bambino che è ovviamente deportato dall'Africa verso l'Italia con altre 10.000 persone, rimangono a Napoli anche dopo la guerra e vengono abbandonati qua sul territorio. L'idea di ritrovare ancora oggi, se sono ancora vivi, questi bambini, perché questa storia, che è una storia un po' nascosta della nostra città, della grande esposizione coloniale che fu tenuta a Napoli pochi mesi prima dell'inizio della guerra e che ricostruì proprio nel fossato del Maschio Angioino e alla Mostra Oltremare dei luoghi tipici delle colonie, con anche poi degli africani che furono portati qui a Napoli e rimasero bloccati a Napoli per l'inizio della guerra. Quindi anche questa è una storia molto particolare, molto dimenticata, che può riprenderla significa ricostruire un pezzo dell'identità della nostra città e del suo rapporto con l'Africa e col periodo coloniale. La mostra è promossa dal Comune di Napoli col Ministero della Cultura e la società Black Tarantella in collaborazione con l'Università Orientale. Potrà essere visitata fino al 7 gennaio gratuitamente per i visitatori del Maschio Angioino. Venerdì 5 gennaio l'ingresso alla mostra sarà libero anche senza il biglietto per il castello. Il Comune di Napoli celebra il 75° anniversario della Costituzione italiana nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, con un evento che ha messo insieme istituzioni, società civili e mondo accademico. Obiettivo: difendere e diffondere i nostri valori fondanti. Ascoltiamo Matteo Lorito, rettore della Federico II.
momento straordinario, sono 8 secoli di storia, sono 8 secoli di formazione, di alta formazione, sono 8 secoli di questa grande macchina del sapere, crea futuro, indirizza anche le scelte, indirizza i giovani, sviluppa i territori, quindi insomma oggi lo celebriamo questi 800 anni, celebriamo anche come dire, la grande intuizione del nostro fondatore, di Federico II, ma soprattutto celebriamo là Federico II e tutto quello che questo grande Ateneo ha fatto con le sue menti straordinarie, con i migliaia e migliaia e migliaia di laureati, di nostri laureati che da sempre come dire, hanno rappresentato un patrimonio per il paese ma anche per altri paesi, perché molto spesso hanno poi trovato lavoro, diciamo, hanno operato all'estero, quindi un grande patrimonio veramente dell'Italia, insomma è un Ateneo diciamo che diciamo un po' rende anche Napoli orgogliosa della sua università, perché insomma, ha raggiunto oggi livelli di eccellenza, livelli di, come dire, di funzionalità, livelli anche di qualità veramente altissimi. E ora spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Il TG ritorna alle 20:30. Buon proseguimento.